Operazione Speranza è questo lo slogan del meeting adolescenti 2015 che richiama ogni anno alcune migliaia di adolescenti della diocesi di Verona e che quest'anno vedrà anche il lancio delle attività in vista della giornata mondiale della gioventù di Cracovia. Perché Operazione Speranza? È perché nel nostro percorso che abbiamo fatto di 3 anni sul tema dell'educare la vita buona del Vangelo che i nostri vescovi ci hanno proposto alcuni anni fa, il tema della speranza fa parte delle virtù teologali. L'anno scorso abbiamo fatto tutto centrato sul tema della fede, quest'anno sulla speranza e l'anno prossimo anche nell'occasione del giubileo della carità che è misericordia. Cosa succede domenica? Domenica c'è il tradizionale meeting adolescenti, siamo arrivati a 42 anni, è il 42esimo anno di questa esperienza molto molto bella, ormai da 20 anni lo facciamo al Palazzetto dello Sport. Questi 5-6 mila adolescenti si radunano tutti insieme al Palazzetto dello Sport venendo da tutta la diocesi, da tutte le parrocchie, qualcuno in bici, qualcuno in treno, qualcuno con gli autobus e con le macchine e vivremo un momento proprio di chiesa, di comunione. E faremo la provocazione alla mattina con un momento di preghiera sul tema dei discepoli di Emmaus e poi a mezzogiorno con il nostro vescovo celebreremo la Santa Messa e il pomeriggio un momento di festa. Sarà il momento giusto anche per proporre la GMG di Cracovia. E il 4 ottobre, giorno di San Francesco, c'è la partenza della giornata mondiale della gioventù in tutta Italia e noi abbiamo anche il dono di ospitare per questi 2 giorni, per il 3 e il 4, 8 persone di Katowice, che è la città della Polonia che ospiterà la nostra diocesi di Verona. E lì allora lanceremo proprio la giornata mondiale della gioventù con il tema Beati i misericordiosi perché troveranno misericordia. La provocazione del meeting, cioè la parte dedicata all'approfondimento di temi importanti con un linguaggio adatto agli adolescenti, sarà trasmessa da Telepace lunedì 5 ottobre dalle ore 12 alle ore 14.